240 secondi per riassumere le loro storie ed esperienze, raccontando il perché di una scelta, quella di trasferirsi all'estero. 4 minuti, gli italiani nel mondo. Come ti chiami? Alex. Soprannome? Martinelli. Anni? 47, morto che parla. Segno zodiacale? Vergine. Da dove vieni? Udine. Dove vivi? Palma de Mallorca. Perché qui? Perché volevo consacrarmi nel mio lavoro che in Italia non mi dava più sbocchi. Professione? Allora, sono speaker professionista di documentari, audiolibri, pubblicità e sono anche cotitolare e direttore artistico di Italiana FM, la radio degli italiani all'estero. In cosa è cambiata la vita dopo il trasferimento? Dopo il trasferimento mi divertivo tantissimo e adesso lavoro. Ah sì, lavoro. 3 aggettivi per definirti. Caparbio, calmo e rompicoglioni. Difetti? Ah, perché ho difetti. Colore preferito? Verde. Il tuo punto debole? I gatti. Quali errori ti sono serviti per migliorare il tuo percorso? Fidarmi ciecamente per troppo tempo di persone che invece non meritavano neanche un briciolo così di fiducia. Se non avessi fatto quello che fai, cosa avresti fatto? Guarda, ti dirò, ogni volta che faccio un documentario o che guardo un documentario si allunga l'elenco di tutte le cose che mi sarebbe piaciuto fare. Cosa ti dicono più spesso? Sorridi un po', Alex. Quale credi sia il traguardo più importante che hai raggiunto nella tua vita? L'indipendenza, non dipendere più da nessuno. Quante ore lavori in una giornata? Dirai quante giornate lavoro in un'ora. Frase preferita? La vita è come un albero di Natale, c'è sempre qualcuno che rompe le palle. La prima cosa che fai al mattino? Dar da mangiare ai gatti. L'ultima cosa che fai la sera? Accarezzare i gatti. Le 3 cose che guardi in una persona? Gli occhi, l'espressione e la sicurezza. Ti piacciono gli animali? No, per niente. Quale animale vorresti essere? Un gatto. Le tue fobie? Gli aghi. La più grande pazzia che hai fatto? Correre in un parco nudo perché avevo perso una scommessa. Passi molto tempo davanti alla TV? Non ho la TV. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace perdermi in mezzo alla natura. Cantante o gruppo italiano preferito? Zucchero. Libro preferito? Tutti quelli di Charles Bukowski. Film preferito? Matrix. Drink preferito? Vino rosso. Piatto preferito? Frico e polenta. Un piatto che ti disgusta? I gamberi. Cosa cambieresti in questo mondo? Il conformismo. Il tuo sogno più grande? Vivere in mezzo alle montagne. Come ti immagini fra 20 anni? Mi immagino tranquillo, guida alpina e documentarista della natura. Perché consigli un'esperienza all'estero? Perché quando ti trasferisci all'estero ti ritrovi te stesso, capisci quello che vuoi, ma capisci anche quello che non vuoi. Un saluto a chi ti sta guardando. Ciao a tutti, allora un consiglio, vivete ogni giorno, fate qualcosa che vi piace ogni giorno, sorridete perché ogni giornata in cui non fate una di queste cose è buttata via. Ciao!